Andiamo su questo e ora torniamo sulla vicenda della ragazza tenuta segregata in casa per anni, in catene. Dopo la confessione che abbiamo condiviso con voi ieri della mamma, che ha ammesso le violenze cercando però di assolversi in qualche modo, ci avete chiesto: ma com'è possibile che il papà non sia intervenuto? Ebbene, oggi rispondiamo a questo interrogativo che ci avete posto, perché in realtà anche il papà, come la mamma, ora è accusato di tortura e istigazione al suicidio. Ma c'è un'altra novità importante, Monica Arcadio è pronta ad aggiornarci, perché anche il papà è stato ascoltato e ha fornito una sua verità. Monica, allora dimmi subito in un titolo, tra poco sentiremo tutto, cosa ha detto il padre, come si è giustificato di fronte a questa violenza reiterata che oramai è acclarata perché è stata anche ammessa dalla mamma. Agghiacciante l'interrogatorio anche del papà, Alberto. Pensate, lui ha detto che aveva paura della moglie. Lui stesso aveva provato in qualche occasione timidamente a cercare di convincere la moglie a lasciare la figlia, ma lei lo aveva minacciato e, pensate, Alberto, gli aveva dato anche botte. Allora, lui dice: l'ho fatto inconsciamente per il suo bene. Anch'io avevo paura, di fatto ammette di essere succube di questa moglie, ma in realtà non sarebbe stato il solo, perché l'intero nucleo familiare evidentemente era in qualche modo sottomessa al volere di questa donna. Ma vi convince questa versione? Voglio farvi ascoltare che cosa dice il papà della ragazza sottoposta a tutto questo martirio con Mara Pannone. Ero come uno schiavo in casa. La bambina è sempre stata legata da mia moglie. Io le dicevo: slegala, che qui passiamo un brutto quarto d'ora. Io vado a lavorare dalla mattina alla sera, non mi far passare un guaio dai carabinieri. Ma lei mi rispondeva: no, no, tu non comandi niente qua. Qua è tutta roba mia. Se parli e chiami i carabinieri, ti faccio le valigie e ti caccio fuori. Quella mi cacciava fuori con tutti i bambini. Dove vado io in mezzo alla strada con i bambini? Il padre sapeva e taceva per paura di lei, succube e non complice della moglie. Quella mi picchiava pure qualche volta, nonostante le portavo i soldi. Non potevo andare dai carabinieri, non potevo andare a casa di nessuno, dovevo stare in mezzo alla strada. Se venivano i carabinieri a casa, si pensava che ero stato io. Succedeva un casino. Un uomo debole, incapace di denunciare, incapace di chiedere aiuto perfino ai suoi parenti, preoccupato solo di non essere cacciato di casa. C'è sempre il problema che mia moglie non si parlava con la buona anima di mia madre e papà, con gli altri fratelli. Ce l'avevano a morte per il fatto che ci ha messo lo stesso nome di mia madre. Io non potevo portare i bambini dei miei genitori, altrimenti, mi diceva, dovevo andare a vivere dentro una baracca. Inerme di fronte alla sofferenza della figlia. I lividi non li ho mai notati. Che era sporca, sì. Dicevo a mia moglie: fai lavare la bambina. È un cristiano, non è un animale. Lei diceva: la lavo domani. Indifferente di fronte agli altri figli che ogni giorno assistevano alle violenze subite dalla sorella. Non mi sono mai preoccupato. Mia moglie minacciava anche loro, che li buttava fuori. Era tutto suo. Io portavo a casa lo stipendio, ma lei si prendeva tutto. C'era un'altra figlia, la maggiore, la salvatrice della sorella segregata, a subire le angherie della madre. Aveva trovato un fidanzato che alla mamma non piaceva. Tua figlia va a fare la puttana. Ma che dici? Se quel ragazzo è un bravo ragazzo, lasciala stare, le dissi. È stata anche picchiata quando io non c'ero. L'ho sempre sgridata a mia moglie: lasciala stare, ci piace il ragazzo. No, qua comando io. Chiede perdono ai figli il padre, che ha preferito tacere, subire, piuttosto che finire insieme a loro in mezzo alla strada. Io chiedo perdono ai miei figli per quello che stanno passando. Io li voglio a casa mia, non voglio che stanno là. Allora, Roberta Bruzzone, è una testimonianza anche questa che suscita qualche dubbio, però se teniamo ai fatti, il papà dice: io portavo a casa lo stipendio, poi lo prendeva mia moglie e faceva tutto lei. Di fatto si autodefinisce anche lui schiavo, ma lui non aveva nessuna catena, nessuno gli impediva di denunciare. Ci sono catene psicologiche, per certi versi anche più robuste di quelle che ci mostra lo sfondo del tuo studio, insomma. Quindi qui lui ha sicuramente una posizione penalmente rilevante, perché lui aveva un obbligo di tutela nei confronti di questa ragazza e anche degli altri. Qui c'è uno scenario non solo legato alle sevizie, alla riduzione in schiavitù, a tutta una serie di altri terribili reati in contestazione, c'è anche uno scenario di maltrattamento familiare seriale, sistematico.
È chiaro che la sua posizione, per quanto seria, indubbiamente è meno grave, certo, rispetto a quella della moglie. Però, e sai, qui c'è una condizione anche di manipolazione, secondo me, molto seria. Molto seria. Però chi ci scrive, come tutti noi, rimane molto colpito, molto perplesso di fronte a un intero nucleo familiare nel quale nessuno prende il coraggio di andare a denunciare, di chiamare le forze dell'ordine. Ma quando c'è una personalità profondamente malevola, distruttiva, in grado di fare cose terribili anche davanti a loro, il clima di terrore che si genera e anche di accomodamento a quel tipo di condizione porta tutti i partecipanti a cercare di salvare il salvabile. E quindi purtroppo a questo punto tutti loro hanno individuato in quella ragazza una sorta di capro espiatorio, ecco, scongiurando così la possibilità di divenire a loro volta nuove vittime. Monica Arcadio, poi c'è quest'altro particolare che avevamo già documentato quando ce ne siamo occupati, cioè il nome della nonna, quindi della suocera, l'origine di tutte queste angherie, delle violenze rispetto a questa ragazza. È confermato dunque? È confermato anche questo, Alberto, assolutamente, che il nome della nonna potrebbe essere tra le cause di queste angherie subite da questa ragazza oggi 21enne. Un dettaglio che, se ricorderete, ci fornì anche all'inizio una vicina di casa, certo, della famiglia. Lei vedeva sin da piccola questa ragazza e più volte si era fermata a parlare con la nonna paterna, e proprio la nonna paterna aveva rivelato a questa vicina che il suo nome non piaceva alla nuora, e quindi la nuora riversava tutto poi sulla figlia. È chiaro che noi ci stiamo interrogando moltissimo sulla confessione della mamma, su quello che ha detto il papà, su quelli che sono, diciamo così, i capi d'accusa, su quello che sta emergendo e su quello che sarà l'iter giudiziario di questa vicenda terribile. Ma oggi però voglio in qualche modo comunicare a voi anche una bella notizia. Questa ragazza, che oggi ha 21 anni, è stata chiaramente inserita in una struttura protetta e, pensate, per la prima volta in vita sua, la prima volta in 21 anni, è andata al mare. Ha potuto tuffarsi, evidentemente, in acqua, ha festeggiato il suo compleanno. Credo che sarà un compleanno che non dimenticherà mai. La nostra inviata ci racconta. Nessuno ne esce indenne da questa brutta storia. Aiello del Sabato è un paese ancora profondamente ferito, ferito e scosso dall'orrore scoperto in questa casa. Un paese che a distanza di mesi stenta anche a parlare. Buongiorno. No, non lo so. Scusa. Non le hai mai viste? Non si vedeva da un po'. Una mamma che vessava in ogni modo la figlia e un padre immobile che sapeva, ma aveva paura anche lui, della moglie. Mi viene da piangere perché ho sempre cercato di incrociare i suoi occhi, però non ho potuto fare mai niente, quindi c'è anche il mio fallimento. Io penso che adesso deve andare avanti la giustizia. Io mi auguro solo che adesso stiano bene e basta. Le due sorelle, oggi insieme in una casa rifugio, stanno bene. Certo, il percorso di recupero sarà molto lungo, ma la loro vita, da quando sono state tirate fuori dall'inferno, è cambiata. Il loro legale, Antonella De Angelis, ci racconta con grande tenerezza le due ragazze che si è ritrovata di fronte. La dolcezza e il pudore di entrambe nel raccontare l'orrore che hanno vissuto. Una reazione emotiva che io non mi sarei aspettata da parte delle ragazze che venivano fuori da quell'inferno. Hanno una stanza per loro, hanno i servizi igienici a disposizione, hanno un letto dove dormire, biancheria pulita, abbigliamento di ogni tipo. Possono cucinare, preparare da mangiare tutto ciò che vogliono, ciò che fa una ragazza di 20 anni che loro non hanno mai fatto. La ragazza più piccola, la più vessata dalla madre, non aveva mai visto il mare. Era felicissima, dice sì, siamo stati al mare, la prima volta, dice ti è piaciuto, sì, tantissimo, ho fatto il bagno, ci siamo divertite. È stato festeggiato il compleanno, e lei non aveva mai avuto una festa di compleanno, né tantomeno ricordare questa ricorrenza.